Ci fosse stato Joan Brera a fucarlo redivivo sugli spalti grami e gelidi del Mancinelli titese, tra le volute del fumo dell'immancabile pipa, avrebbe rammentato il titolo della seconda edizione di uno dei suoi celebri romanzi, La ballata del pugile suonato, e l'avrebbe giustapposto quel titolo solo a 120 secondi della sfida fra Picerno e Bitonto, perché per il resto dell'ora e mezza che conta si sarebbe impettito dinanzi alla condotta occhiuta e sagace degli ospiti, che per gran parte del match hanno tenuto bene il campo, pungenti ed esiziali all'occorrenza, senza soffrire più di tanto. Ma, appunto, quei 2 minuti che hanno ribaltato l'esito del confronto diventeranno l'essenza di tutto. Mister Paolo si affida all'esperienza manovriera di Dettori e D'Ametto. Conè, Albadoro e Cosovan saranno i possenti frombolieri. Il collega Lo Seto, ormai, punta sugli scudieri, impavidi, Petta, Danilo Colella e Nocerino. In mezzo il sublime geometra Montinaro, accanto allo sradicapalloni Biasone, davanti Capitan Lattanzio, volto ognora al sacrificio, e ronzante Taurino. Si parte con un destro sbilenco di Turu dopo 1 minuto e mezzo. Al minuto 10 zuccata di Albadoro che sfila sul fondo. 3 primi dopo, percussione ficcante dei Picernesi, cosce e glutei salvifici di Colella sul piattone di Stasi e poi, sul cuoio calciato da Conè, ci sono i guantoni rassicuranti di Zinfollino. Al quarto d'ora Montinaro scodella in area, ponte di Colella e rovesciata di Petta, alta. Al 35esimo Lattanzio si avvita e spizza senza costrutto. Sempre Richi al 37esimo affila una maligna punizione da quasi 30 metri. Giuliani si rifugia in corner. Poco prima dell'intervallo, maldestro fuori campo di Cosovan, ma non si tratta di baseball e quindi nulla di fatto. Allo scadere Mancino perfido, sempre dello stesso attaccante, s'accartoccia Zinfollino e blocca saldo. Si rientra dagli spogliatoi ed è subito sorpresa. Al quarto, sciagurato retropassaggio di Guerra, Taurino abbattuto da Giuliani in uscita disperata, sfera Lattanzio che dribbla l'estremo ospite e con un morbido lob insacca. 0-1 per i bitontini. La reazione dei rossoblù appare infeconda. Al quarto d'ora, manovra avvolgente dei potentini, girata stortignaccola di Albadoro. 21esimo, esterno di Pitarresi dal limite, nessun brivido per i leoncelli. Ancora Pitarrese al 26esimo impicca un destro velleitario che sfila sul fondo. Minuto 27, incornata di Iadaresta, lontano dal bersaglio grosso. Poco dopo la mezza, collo destro di Albadoro che si spegne fra le braccia di Zinfollino. Al minuto 36, dialogo abbacinante fra Lattanzio e Palazzo. Il puntero bitontino Doc turlupina il marcatore e spara, tuffo e respinta provvida di Giuliani. Infine, l'1-2 che segna il knockout definitivo. Crossetto benefico ma non temibile di Esposito, consueta selva di teste che cercano e mancano il pallone, che Beffardo s'adagia in rete. A 5 primi dal fi triplice fischio del signor Dinossi e di Nocera, colpo di testa di girasole su angolo da destra e rimonta compiuta. Delusione fra i leoni già stati ruggenti ed ora smarriti, festa incredibile fra i padroni di casa.